L'emergenza coronavirus non risparmia i servizi di trasporto pubblico. La Regione Lazio, con un'ordinanza firmata nel pomeriggio, dispone nuove norme. La partenza dell'ultima corsa di metro, bus e tram è fissata alle ore 21. Saranno garantiti servizi minimi essenziali, ad esempio le corse verso strutture sanitarie e ospedali. Nelle fasce di punta è garantito anche il pendolarismo lavorativo. Per la fruizione dei servizi istituzionali dovranno essere garantiti i collegamenti con Roma e i capoluoghi di provincia. Restano attivi i servizi che consentono di raggiungere stazioni ferroviarie ed autostazioni. Le aziende di trasporto pubblico dovranno riorganizzare il piano della rete dei collegamenti. L'ordinanza prevede anche l'utilizzo di tutti i sistemi di lavoro agile disponibili per il personale, incentiva l'uso di ferie e congedi. Le nuove regole, dopo che il premier Giuseppe Conte ha dato ampio margine alle regioni di riorganizzare il servizio dei trasporti in virtù dell'emergenza. I casi di positività in aumento avevano già imposto un'altra stretta alle misure di contenimento del coronavirus. Su tutto il territorio nazionale, sino al 25 marzo, chiudono negozi, pub, bar, gelaterie, ristoranti, mercati di strada, attivi solo quelli che vendono generi alimentari, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Stop anche alle mense che non garantiscono un metro di distanza tra le persone. Aperti invece i negozi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai, i benzinai, le lavanderie, le pompe funebri. Potranno lavorare anche artigiani, meccanici, idraulici e negozi di informatica. Non chiuderanno i servizi bancari, assicurativi, finanziari e postali, anche se già diverse banche hanno chiuso alcune filiali. Niente limitazioni al settore agricolo per non avere problemi di approvvigionamento. Restano alcune norme fondamentali, bisogna restare a casa e ci si può spostare solo per ragioni di lavoro, salute e necessità e in ogni caso muniti di autocertificazione. Non è espressamente vietato fare una passeggiata o jogging al parco, ad esempio, ma niente assembramenti e distanza di un metro da rispettare.